ovviamente il titolo dell'album è sempre l'ultima cosa che arriva, almeno nel mio caso. E però cercavo proprio un titolo che raccontasse un po' il filo conduttore che c'è tra le canzoni, che non è un concept, però comunque c'è questo legame. E ho pensato quindi che quello fosse il titolo giusto, che è questo mio desiderio appunto utopistico, e io dico spesso anche sicuramente ingenuo, perché sì, un po' non è che puoi pretendere che la felicità sia realmente di tutti sempre. Penso anche che la felicità non sia una condizione che uno possa avere per 24 ore al giorno, insomma, fatta sicuramente di attimi, di momenti, però in un contesto, osservando così, le vite degli altri, quello che succede, andando in giro, mi sono accorto che è proprio l'esatto contrario, che c'è invece un sacco di acredine, di egoismo, di cattiveria, che non c'è nessuna remora a lasciarsi alle spalle cadaveri di ogni tipo, sia veri che... E quindi mi sembrava proprio che questo desiderio, che invece la felicità si allarghi un po', che arrivi a più persone, e che quindi noi stessi ci interessiamo anche della felicità degli altri, non solo della nostra, mi sembrava che fosse proprio il tema giusto che lega un po' le canzoni di questo disco, perché non ho parlato solo di quello che succede a me, ecco. Nel mio percorso è stato sicuramente tornare a scrivere canzoni in italiano, perché l'album precedente del 2015 è l'unico album che io ho scritto e cantato in inglese, con la volontà proprio di liberarmi un po' da alcune costrizioni che io stesso mi ero dato in tutti gli anni, cioè il fatto di scrivere e cantare unicamente in italiano, e quindi di legarmi anche alla canzone d'autore in un certo modo, e condita dal fatto che avevo desiderio di provare ad andare a suonare di più all'estero di quanto non avessi mai fatto prima, cosa che poi in parte è accaduta, soprattutto con questa tournée australiana e con questa assiduità che ho invece in Francia. Quindi se quella era stata proprio un'idea scelta consapevolmente di cambiare un po' strada, di fare una pausa, di liberarmi, di sentirmi cantare in un altro modo, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo, ora questo disco è invece un po' il ritorno a casa, nel senso mi è ritornata la voglia di rimettere mano appunto alle parole in italiano, al loro suono quando io le canto, e quindi sono stato, a un certo punto poi uno scrive una serie di canzoni, certe le butta, certe le tiene, quando capisce che ce ne sono alcune che sono diciamo belle prese singolarmente e che stanno bene insieme, è arrivato il momento di fare un album nuovo.